cordiale saluto a tutti i telespettatori di Teleprima, ben ritrovati ad una nuova edizione del nostro Prima TG. In apertura, 27 dicembre, giorno di vaccini in tutta Europa e in Italia, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l'infermiera Claudia Alivernini e l'operatore socio-sanitario Omar Altobelli, alle ore 7:20 proprio di oggi, sono stati i primi a ricevere il vaccino anti-coronavirus presso l'ospedale Spallanzani di Roma. Proprio in occasione di questa importante giornata voluta dall'Unione Europea sono partite le vaccinazioni, è iniziato a Roma, ma sono stati anche vaccinati due operatori dell'ospedale del Mare di Napoli e in tutte le altre parti d'Italia. Contagi Covid nazionali, diminuiscono i nuovi positivi nonostante un tasso di positività in aumento secondo quanto confermato dal recente bollettino emanato dalla Protezione Civile. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono 10.407, 9.000 in meno rispetto ai 19.000 della giornata precedente, i morti 261 rispetto ai 459 delle 24 ore precedenti, sono però 81.285 i tamponi effettuati, nelle 24 ore precedenti erano stati quasi il doppio, 152.334, con il tasso di positività che, come si diceva, è in leggero aumento al 12,8%. Gli attuali positivi sul nostro territorio sono 580.941. In Campania invece sono 539 i nuovi casi accertati su 6.446 tamponi processati. Questo quanto comunicato dall'unità di crisi della regione. Di questi soggetti risultati positivi, 489 sono asintomatici. Si segnalano inoltre 515 guariti e 8 deceduti, che fanno aumentare il bilancio dei decessi a 2.678 da inizio pandemia. In virtù del minor numero di test è salito all'8,35% il rapporto tra tamponi e contagi. Nella giornata di ieri non ci sono stati ricoveri in terapia intensiva, ma ci sono 98 persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria. Al momento nella regione si segnalano 80.563 persone positive. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato in maniera positiva il giorno, appunto il 27 di dicembre, di apertura della campagna vaccinale in tutta Europa. È una giornata che aspettavamo da tempo, ha detto Speranza, però il ministro, nonostante questa euforia iniziale, ritorna prudente, sottolineando che c'è bisogno di resistere ancora alcuni mesi, non è ancora finita ed è fondamentale il rispetto delle regole. Però dopo una lunga notte l'Italia inizia finalmente a vedere l'alba. Dal 7 di gennaio ricomincerà il sistema delle aree colorate, quello che ha caratterizzato il nostro paese nell'ultimo periodo. Ha detto Speranza, abbiamo dimostrato che questo sistema funziona. Su dubbi sul vaccino, il ministro ha risposto che di fronte a chi ha dubbi e perplessità le istituzioni devono rispondere con trasparenza, portando importanti evidenze scientifiche. L'arrivo del vaccino è un punto di svolta, ma c'è bisogno che si vadano a vaccinare tra i 10 e i 15 milioni di persone, numeri che comunque ci saranno soltanto a primavera inoltrata. Per quanto concerne invece l'obbligatorietà della somministrazione, il capo di gabinetto è stato molto netto: tutta l'Europa ha scelto per una facoltatività del vaccino con la scuola. Infine c'è un accordo con le regioni per riaprire in presenza le superiori al 50%. Il tutto, ha concluso Speranza, dipende dalla curva. L'obiettivo è di 50 casi ogni 100.000 abitanti, adesso ne abbiamo 150. Ci spostiamo a Napoli, affrontiamo un tema di cronaca, perché c'erano 15 persone in un bar del centro a festeggiare il Natale senza il benché minimo l'indossamento di mascherine e rispetto del distanziamento sociale. A Napoli sono intervenuti gli agenti del commissariato Vicaria Mercato e dell'ufficio
prevenzione generale. Il titolare ed i clienti sono stati sanzionati per aver violato le disposizioni anticontagio e il locale è stato chiuso per 5 giorni. Inoltre, in via Carbonara è stato notato un negozio di telefonia che svolgeva regolare attività ed alcuni avventori che alla vista degli agenti si sono allontanati in fretta. I poliziotti, una volta entrati, hanno sanzionato il titolare, un 42enne con precedenti penali, per aver anch'esso violato le disposizioni anti-Covid ed è stato chiuso il locale per 5 giorni. 6 passeggeri provenienti dal Regno Unito sono risultati positivi alla variante inglese del Covid-19. Presentano le mutazioni del GNS che sono tipiche della variante che è stata appunto identificata in Regno Unito. Questa notizia è emersa a seguito del lavoro svolto dai ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno. Sono comunque in corso ulteriori studi con riferimento anche all'Istituto Spallanzani. Da domenica 20 tutti i passeggeri che provengono dal Regno Unito sono sottoposti a un tampone molecolare e i positivi sono stati subito identificati e monitorati ed è stato effettuato anche il sequenziamento per accertare se il ceppo di riferimento facesse appunto pensare a quello inglese, alla variante inglese. Dopo il lavoro dei ricercatori, 6 presentano appunto queste mutazioni tipiche del Regno Unito. Lo studio comunque rientra nel progetto GenCovid, partito dalla regione Campania nei primi mesi della pandemia per studiare in modo approfondito il coronavirus attraverso la tempestività di campionamento sul territorio, nonché identificando focolai e andando a ricostruire la filogenetica del virus e la sua diffusione. Niente regali sotto l'albero quest'anno per quasi un italiano su 3 a causa del clima di sobrietà che ha caratterizzato le feste di Natale, caratterizzate appunto dal Covid-19, soprattutto considerate le limitazioni dello shopping e le difficoltà economiche legate alla pandemia. Questo è quanto emerge dall'analisi Coldiretti-XE, da cui si evidenzia che rispetto al 2019 è stata praticamente triplicata la percentuale di chi non ha fatto doni a se stesso o agli altri. Anche il budget di chi ha deciso di fare regali è sceso a 175 euro a famiglia, in calo del 23% rispetto allo scorso anno, con la maggioranza del 40% delle famiglie italiane che ha speso tra i 100 e i 300 euro, il 41% sotto i 100 euro, il 14% dai 300 fino ai 1000 euro. Il risultato della crisi è anche la tendenza ad indirizzarsi verso regali più utili come abbigliamento, giocattoli e cibo, davanti anche a libri e strumenti tecnologici. Gli italiani blindati comunque in casa, continua la Coldiretti, trovano comunque la consolazione nella tavola e dunque il maggior tempo a disposizione si è tradotto in una possibilità più che concreta di cucinare per se stessi e i propri familiari. Una svolta che spiega quello che è il boom dei cesti enogastronomici personalizzati, che sono stati caratterizzati soprattutto da chilometro zero, vegano e green, con specialità soprattutto salvate dall'estinzione. Sono stati molto utilizzati, un italiano su 3 ha deciso di regalare questo cesto per Natale, cercando in qualche modo appunto la consolazione nella tavola in quello che è un anno particolarmente difficile. Ci spostiamo a Caserta, casi ASL del coronavirus, il bollettino diramato dall'azienda sanitaria locale che certifica 70 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, ma c'è anche un incremento a seguito del minor numero di tamponi elaborati, solo 451, la percentuale è salita nuovamente al 15,5%, non si registrano però decessi, i guariti sono stati 58, attualmente ci sono 5.351 pazienti positivi in tutta la terra di lavoro. Restiamo a Caserta, giornata storica, come si diceva in apertura del nostro telegiornale, perché anche in terra di lavoro è stata somministrata
la prima dose di vaccino anti-coronavirus ed era presente a questo storico evento il sindaco di Caserta Carlo Marino, che ha commentato sui social questo evento, ha detto: voluto partecipare personalmente a questo momento storico, è stata vaccinata un'infermiera del pronto soccorso e sono poi partite tutte le vaccinazioni in tutte le aziende della regione. Una giornata storica, speciale, ha detto Marino, è importante vaccinarsi tutti e proteggere se stessi e i propri cari, si tratta di un gesto di responsabilità per mettere fine ad una pandemia che sta falcidiando le nostre vite, ha detto il primo cittadino, però guai ad abbassare la guardia, è importante in questo momento prudenza e rispettare le regole che ci sono state imposte in questo particolare periodo. Un pensiero, ha concluso il sindaco, anche per tutte le vittime, in una giornata di grande ottimismo ha detto: vogliamo ricordare tutti coloro che ci hanno lasciato a causa del virus, noi non li dimenticheremo. Chiudiamo con il calcio, il Napoli ripartirà il proprio 2021 con la sfida della Sardegna Arena il 3 di gennaio contro il Cagliari, possibile il recupero del difensore senegalese Kalidou Koulibaly per Gennaro Gattuso, mentre ancora dubbi sulla tenuta di Victor Osimhen, che è ancora da valutare, le condizioni dell'ex Lille sono in miglioramento, ma è possibile un rientro del nigeriano direttamente per la sfida dell'Epifania contro lo Spezia. Per quanto concerne invece la situazione Dries Mertens, l'attaccante belga salterà sicuramente le prime tre partite dell'anno con l'idea e l'auspicio del tecnico calabrese di recuperarlo per la sfida di Coppa Italia fissata per il 13 di gennaio contro l'Empoli. Era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un buon proseguo di domenica.